Buonasera e bentrovati al quinto appuntamento con la nostra rubrica culturale La storia oltre la storia, la rubrica edita dalla redazione di TV City che vuole essere un momento ed un motivo di approfondimento per la rilettura di pagine della storia classica, della civiltà greca, della civiltà romana e delle civiltà del periodo classico attraverso i resti della tecnologia. Ne parliamo sempre in studio con il nostro ospite, l'ingegnere Flavio Russo, storico militare dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buonasera, ingegnere. Parliamo di archeotecnologia, ovvero di una rilettura della storia attraverso quelli che sono i resti della tecnologia a cui quelle civiltà erano giunte, per rileggere nei rudimenti, che poi tanto rudimenti abbiamo visto non erano, ma nella perfezione di un sistema tecnologico, usi, costumi di una civiltà, dei suoi modi di essere e dei suoi modi di vivere. Parliamo questa sera, nella quinta puntata, di ponti, strade e mezzi di trasporto. Prima di dare la parola all'ingegnere, voglio ricordare a tutti i nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo da casa e ci stanno seguendo sulla pagina Facebook e che possono intervenire in qualunque momento scrivendo direttamente le domande o i commenti che ci auspichiamo essere positivi sulla pagina Facebook, oppure per aneddoti, per domande, per curiosità, possono tranquillamente rivolgercele all'indirizzo mail redazione@tvcity.it. Ingegnere, ponti, strade e mezzi di trasporto. Facciamo strade, mezzi di trasporto e ponti, Perfetto. secondo una logica funzionale. Allora, cominciamo col solito appoggio delle immagini. Ottimo. Regia. Le strade costruite dai romani sono considerate la più grande infrastruttura militare, qualcosa che le principali assommano a 80.000 km. Questa carta che vediamo davanti, che è una parte dell'impero romano, in rosso sono evidenziate le principali strade dell'impero. Da notare che oltre alle strade principali poi esistevano le secondarie, quindi è una rete enorme. Perché? Perché è considerata un'infrastruttura militare? Perché le strade, quando furono realizzate, servivano innanzitutto allo spostamento delle legioni. Una legione romana che si sposta fuori della strada o senza che ci sia una strada ha un avanzamento che raramente poteva superare il chilometro ora. Raramente, e ho seri dubbi pure che ci arrivasse un chilometro all'ora. Con la strada la situazione riesce ad arrivare ai 4 km orari. Quindi la rapidità di spostamento, rapidità tra virgolette, diventa molto maggiore e si può non solo preventivare, ma anche razionalizzare lo spostamento. Quando io parlo di spostamento di legione, non è lo spostamento solo di uomini, come molte volte i rievocatori ci hanno fatto immaginare, cioè alcuni uomini con la corazza addosso, la sarcina sulla spalla, il resto. È uno spostamento soprattutto di carriaggi. Pensate che una tenda romana di un accampamento, una tenda in grado di ospitare 8 uomini, pesava 30 kg. Facendo una media di una legione con alcuni ausiliari di circa 8.000 uomini, abbiamo già la bellezza di 30.000 kg, cioè 30 tonnellate, solo le tende. Poi dobbiamo aggiungere a questo l'armamento più o meno pesante, le attrezzature, i viveri di armata, i viveri singolari. Diventava un trasloco, ingegnere. Era una colonna lunga decine di chilometri che, come mi pare occasione di dire l'altra volta, usciva da un accampamento, la testa stava già nel nuovo campo quando la coda stava ancora in quello vecchio. Ecco, ingegnere, vorrei un momento interromperla perché approfittiamo di questa opportunità per fare un momento di chiarezza. Qual è la differenza tra exercitus, tra legio legionis, quindi tra la legione, tra l'esercito, tra la legione, e poi il castrum vero e proprio, ovvero l'accampamento? Cioè, in termini di unità numeriche e anche di composizione, perché non erano solo uomini, Sì. erano anche animali. Cioè, Certo. di quante unità era un esercito, di quante una Dunque, legione e quanto un castrum? andiamo per ordine. La Sì. legione è una grande unità,
parte dell'esercito? È parte dell'esercito, come attualmente una divisione. Ok. Una legione può contare con organico normale, senza gli ausiliari, dai 5 agli 8.000 uomini. Quante legioni c'erano? Ce n'erano in epoca imperiale oltre 30. L'organico complessivo dell'esercito romano arriva a superare i 500.000 uomini. E invece l'esercito? È quello l'esercito, 500.000 uomini. Nella complessità? Nella totalità della legioni. Forza armata. Ora, una legione è una singola unità, completa, cioè al suo interno c'ha tutte le specializzazioni necessarie all'autonomia. L'esercito è l'insieme di tutte le legioni, più gli ausiliari, più altri corpi aggregati. Quindi è una struttura enorme. Composta anche di animali? Ma gli animali fossero solo quelli della cavalleria, già sono centinaia, migliaia di cavalli, perché ogni legione ha almeno 300 cavalieri, quando non 600. Ok. Non parliamo degli animali che venivano utilizzati per i traini dei carri, per i traini dell'artiglieria, per il trasporto delle... Infatti stavamo facendo prima il ragionamento di una legione in movimento. In movimento, è una massa di uomini e animali enormi. A questo aggiungasi che loro la carne, non avendo i frigoriferi, la trasportavano viva. Cioè gli animali seguivano gli uomini in attesa che se ne presentasse l'esigenza di macellare. Perfetto. Ora, la struttura che rendeva più comodo, più facile, più pianificabile gli spostamenti erano le strade. Ora, andiamo a vedere alcune caratteristiche di queste strade, senza entrare nel merito proprio ipertecnico. La strada romana, noi la chiamiamo strada perché è formata da vari strati. Vedete, questa strada. Immagine dà un'idea della sovrapposizione dei vari strati, a partire da una fondazione di grossi scheggioni fino al manto di usura. Però questa immagine ha una sua deficienza. Voi vedete che sulla destra ci sta un carro da cui si scaricano dei basoli. Sì. Bene, non è vero, perché la strada romana non è che era fatta con basoli prefabbricati come i nostri. Se andiamo alle immagini successive faccio vedere qual è la differenza. Guardate, a sinistra noi abbiamo il basolato romano. Sono tutti poligoni normalmente... Non uniformi. Non regolari. Non regolari. Di 8 lati. Uniforme è una cosa, regolare è un'altra. Sono poligoni irregolari. Quanto mi metterebbe in matematica? Pochissimo. Ne sono convinto. Pochissimo, ma andiamo questo avanti. Non è un problema. Sono poligoni irregolari, a destra invece abbiamo una strada di Napoli e sono poligoni regolari. È un rettangolo, tutti uguali. Allora che cosa succede? Che nel caso io devo costruire una strada alla napoletana o alla italiana attuale, ordino in cava milioni di basoli, sono tutti uguali, e via via li faccio mettere in opera, arriva il una volta arrivava il carretto, adesso arriva il camion con i basoli, li scaricano e vanno in opera. Okay. Nel caso della strada romana questo procedimento non si poteva fare, perché per realizzare il basolo bisognava tenere presente la sagoma degli altri due che già erano messi a terra, quindi si doveva tracciare sul posto, in situ, probabilmente usando dei regoli di piombo che si sagomavano, il contorno dei basoli già messi in opera per mettere in opera il terzo, che si doveva incastrare con loro. Perfettamente. Pensate che l'incastro era talmente preciso che Appio Claudio il Cieco, quando fece la sua strada, la regina delle strade, andava tastando con il piede nudo i basoli per vedere se la connessura tra due basoli fosse chiusa. Perché noi le strade le vediamo a distanza di 2000 anni. E sembrano... A volte sono 2200 e sembrano leggermente sconnesse. Le nostre, dopo 40 anni, non sono leggermente sconnesse. Sono devastate. Sono praticamente distrutte. Ottimo. Allora, perché i romani non facevano i basoli rettangolari? Non è che i romani che hanno costruito il ben di Dio non fossero arrivati all'idea che fare un basolo rettangolare era più comodo, più semplice, più veloce. Più veloce.
se preferirono quel sistema è perché avevano constatato che un sistema poligonale, come le mura, ci sono delle mura poligonali che hanno una capacità di resistere ai terremoti talmente straordinaria che non si smuovono. Non si smuovono, stanno lì, e ci stanno in Giappone, ci stanno in Grecia, ci stanno in Italia, ci stanno sulle Ande. Cioè popolazioni diverse hanno realizzato tutte quante che invece da fare dei conci rettangolari che possono scorrere uno sull'altro, si fanno poligonali e quindi non scorrono più. I romani trasferirono questo sistema di costruzione alle strade, quindi quei poligoni incastrati fra loro, con la sollecitazione per esempio del passaggio di un carro, si deformano leggermente, ma poi per motivi di incastro ritornano nella posizione iniziale. Quindi la strada romana è praticamente eterna. E allora, ingegnere, proprio perché una strada romana comportava un periodo di produzione e di realizzazione così lungo, accurato, sì, cioè per costruire 80.000 chilometri, che erano soltanto una parte dell'impero, sì, o anche per costruire un tratto di strada, sì, il periodo medio di quant'era? Noi siamo abituati con situazioni nostrane che per fare pure un casello d'autostrada ci vogliono 50 anni e poi ne durano due. Nell'epoca romana questo problema non c'era per varie ragioni. Le legioni, quando non combattevano, erano loro che si occupavano di costruzioni, di strade, ponti, viadotti, acquedotti. Lavori, cioè, socialmente utili. Ma sì, perché lo stesso Corbulone disse che le vittorie romane, sì, erano state fatte piuttosto con la dolabra che con il gladio. La dolabra è una specie di picconcino, da una parte a punta e dall'altra a taglio, che era in dotazione a tutti i legionari. Cioè il legionario era soprattutto un muratore, un costruttore. Poi, di tanto in tanto, era un guerriero. Era un guerriero. E ingegnere, allora possiamo dire che, riprendendo una felice e anche famosa definizione di Strabone, geografo greco, che nella sua opera La Geografia, Strabone osservò questo, che i romani presero particolarmente a cuore ed ebbero particolarmente cura di tre cose, soprattutto rispetto ai greci, e che anzi dai greci furono trascurate: la costruzione di strade, quindi l'aprire strade, costruire acquedotti e ponti, e poi nel disporre cloache nel sottosuolo. I greci quindi non sentirono la necessità, sulla base di quanto detto poco fa da lei, sulla base della definizione di Strabone, non ebbero necessità di aprire tante strade come i romani per una minore necessità di guerra. No, per una minore superficie controllata. Cioè, se in Grecia non andavano d'accordo nemmeno Atene e Sparta, a che servivano fare le strade? L'impero romano è un impero che unifica, non che divide. Atene e Sparta separati in casa. Separati, ma fare delle strade quando ci sta un ipercampanilismo, si direbbe oggi, per cui noi l'abbiamo avuto nel Medioevo e subito dopo, quando ogni comune diventava uno statarello autonomo e faceva, sì, la guerra al comune a fianco. A quel punto le strade non servono più. La strada presuppone una continuità di controllo, uno stato ampio. La transumanza che portava le pecore dall'Abruzzo alla Puglia si interrompe quando non c'è più un unico Stato che la può controllare e si riprende quando i romani unificano di nuovo il territorio. Ora, guardiamo quest'altra immagine per capire la razionalità romana. Vedete, questa è una strada di Pompei. Quei solchi, come anche una persona dotata di un'intelligenza al di sotto della media può capire, sono non prodotti dall'attrito delle ruote dei carri. Nemmeno dal passaggio dell'acqua. E nemmeno dal passaggio dell'acqua. Sono prodotti da scalpellini che li hanno incisi apposta, in maniera che quando un carro deve passare infila le ruote in quei solchi, come le ruote del tram, e non può andare a sbattere né a destra né a sinistra. Sono rotaie. Col passare del tempo le rotaie ovviamente si slabbrano e diventano quelle tracce che vediamo anche nelle altre strade di Pompei, che ci viene spiegato che sono prodotte dai carri. In origine sono così, cioè sono binari, perché il carro, quando passa in una strada stretta con le banchine di 30 centimetri, se una delle ruote del carro
deriva di pochi centimetri, va a sbattere contro le banchine, la ruota di legno è andata. Allora, il carro romano impegna queste rotaie e sta sicuro. Ma questo significa un'altra cosa, semplicissima, che da un certo momento in poi c'è un'ordinanza imperiale che dice che tutti i carri devono avere una distanza tra le ruote standardizzata. Ovvio. Qual è la distanza tra le ruote? 1,42 m. Questa misura è rimasta. I binari dei nostri treni, dei Frecciarossa, sono distanti 1,42 m. Bellissimo. La storia, ma oltre il tempo. Una cosa che i romani stabiliscono, 1,40 m, corrisponde a un doppio passo. Tant'è vero, 1000 passi, il miglio, sono 1,4 km. E perché proprio la distanza di 1,40 m? Ci sta una storiellina che dice che quella distanza di 1,40 m corrisponde al sedere di due carri, che erano i due carri che tiravano il carretto. Non la sapevo questa. Quindi ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Mi permetto di dubitarne, no. Però. Andiamo. Però questa storia effettivamente ha una sua attendibilità, perché i carri romani, come meglio vedremo tra poco, sono trainati abitualmente o da due cavalli, due muli o due buoi, quindi hanno sempre una pariglia che li tira. E di conseguenza questa pariglia ha un ingombro. Questo ingombro si riflette sullo scartamento, cioè la distanza fra le ruote. La distanza fra le ruote crea l'esigenza, primo, di standardizzare. Quindi tutti i carratori romani dovevano obbedire a questa distanza. Era un'ordinanza imperiale. Nello stesso tempo si creano nelle strade questi solchi, ma non solo a Pompei. Guardiamo qui, per esempio, quest'altra immagine. Qui siamo in un valico della zona della Val d'Aosta. È un percorso molto ripido. Vedete che a terra ci stanno lo stesso... È chiaramente visibile. È chiaramente visibile, anche che nonostante l'usura... E l'esposizione alle pastori climatici. Questi solchi consentivano anche un'altra cosa. Un carro che doveva fare quella salita poteva essere trainato dal carro che stava scendendo. Cioè, praticamente c'era un recupero energetico. Il carro che scende contribuisce, quando non tira completamente, il carro che sale. E dato che il carro cammina su dei binari, non può andare a sbattere né a destra né a sinistra. Ma infatti questo mi veniva poi da chiedere osservando l'immagine. Quindi le strade, possiamo dire, hanno senso unico? No, le strade romane sono fatte per l'incrocio di due carri nelle due opposte direzioni. Quindi era stato calcolato e prevista anche questa? Guardi, dei romani possiamo dire tutto, tranne che erano cretini. Fare le strade a senso unico. No, infatti diventava, quando poi col sistema dei binari, diventava complesso. Spiegare la... Ora, quando sono dei passaggi critici, probabilmente la sede stradale, stiamo parlando di una montagna tagliata, si restringe, è ovvio. E ci sta una specie di transito alternato, ma è in tratti estremamente critici. La sede stradale romana in genere è sui 6 metri, quindi consente tranquillamente di poter avere due mezzi che si incrociano in versi contrari. Andiamo ancora a vedere un'altra immagine. Guardate questa carta, questa è la famosa tabula peutingeriana. Ottimo. Che viene ascritta al Medioevo, ma è un rifacimento di una carta romana. Questa carta è una carta stradale itineraria che parte dal Portogallo e arriva all'India. Portogallo, dove c'erano le colonne d'Ercole. Sì, è lunga 8 metri e larga una 40 cm. Sono segnate tutte le distanze stradali tra tutte le località dell'impero e fuori dell'impero. Quello che è curioso, questo che adesso sta inquadrando... Si può ingrandire da... È Roma. Vedete, tutte le strade portano a Roma. Eh sì, portano a Roma, però con una piccola osservazione. Vedete che le strade non entrano proprio dentro Roma. Non si fermano alla cerchia muraria. Quella non è la cerchia muraria, quella è l'anulare, il raccordo anulare di 2000 anni fa. Cioè, in questa carta è indicato
un antesignano raccordo anulare, per cui tutte le strade che portano a Roma sono intercettate. Chiaramente stiamo parlando di una rappresentazione grafica. Il raccordo anulare sarà costruito molto dopo, ma l'idea di quel raccordo, la necessità di un raccordo, già è presente, bella disegnata. Avanti. Ora, abbiamo detto che queste strade erano necessarie per le regioni, però come tante cose romane e anche successive ai romani, quello che veniva utilizzato dai militari non è che restava uso militare, quindi vietato. O consentito solo ai militari. Veniva immediatamente ceduto all'uso civile. Quindi i romani, che non erano grandi costruttori di carri, ma come tante cose dei romani li copiavano, cominciarono a costruire dei carri che per le loro diverse funzioni erano ideali. Qui per esempio vediamo un carro che si potrebbe definire da svago, è una specie di carrozza. Da passeggio? Beh, passeggio si fa a piedi, se vai con un carro non è proprio un passeggio. Ora, qual è la... provato. Passeggio viene da passo, sì, non da carro. Questo carro, se poniamo attenzione all'immagine di sinistra, perché queste immagini che adesso andiamo a vedere sono composte di due parti, una parte di sinistra che è l'immagine originale e la parte di destra su un basso rilievo, la parte di destra che è una ricostruzione. Dal momento che io detesto cordialmente le affermazioni senza dimostrazione, preferisco sempre abbinare alla ricostruzione l'immagine originale, così non ci abbiamo né se né ma. Allora, nell'immagine originale noi vediamo che è un carro che ha quattro ruote, che le quattro ruote sono tutte e quattro uguali, che hanno fra di loro una brevissima distanza, tant'è vero che tra le coppie di ruote contigue agisce un freno a mano, che nel disegno si vede, e anche nel basso rilievo si vede benissimo. È una leva che si trova a fianco al posto del cocchiere, che tirata verso l'alto bloccava, fa scendere quello che poi si chiamerà martellina in dialetto, e bloccava le ruote. Il freno di stazionamento era fatto in un altro modo. Tra i raggi delle ruote, non più contigue ma corrispondenti, si metteva un bastone, per cui la ruota non poteva più girare. E a noi è rimasta come frase fatta, il bastone tra le ruote. Ed era il freno di stazionamento dei carri, perché quando un carro arrivava e si lasciava su una leggera discesa o su una leggera salita, tendeva a muoversi. Ovviamente. Mettevi il bastone tra le ruote e il carro era bloccato. Questo carro c'ha un'altra caratteristica, c'ha una cappotta. È quella che stava chiedendo, perché nel bassorilievo non si vede la cappotta. No, non è che non si vede, è ripiegata, si distingue. Ok. Ho detto prima che non mi piace sognare le cose, né affermarle senza avere una chiara dimostrazione. Va bene, ora, le mie dimostrazioni vagano su tre ordini di riscontri. Un riscontro delle fonti, cioè di quello che dico le fonti, una fonte o più fonti ne devono parlare, fonti coeve. Riscontro iconico, di quello che dico deve esistere almeno un'immagine, qualche immagine. Riscontro materiale, deve essere rimasto qualche reperto, anche un pezzo piccolo, ma deve essere rimasto. Se non ci sono questi tre riscontri, noi stiamo facendo fantarcheologia, che da un punto di vista scientifico non serve a niente. Perché non indaga? No, perché tutto quello che affermi può essere vero, può essere falso, per cui quando noi mettiamo la particella se, stiamo dicendo una cosa che non si mantiene. Tant'è vero che a Roma dicevano: se mio nonno aveva le ruote era un tram. Col sé posso dire quello che voglio. Con i sé, con i ma, non la, si fa storia, la storia non si fa. Ma invece oggi come oggi si fa tutta la storia, anzi magari oltre la storia. Questa è una storia, ecco, che possiamo vedere oltre la storia in altra direzione. Ma se andiamo con i sé e con i ma, oltre a quella normale c'è un'altra storia. Non c'è l'altra storia, c'è una
una cosa che è diversa. Entriamo in un dualismo filosofico è opportuno non avventurarci in questa serie. Non è che la cosa mi riguarda, quindi io sto dicendo che coi sé non si fa la storia, né dentro né oltre. Ora è altra storia. È altra storia. Vediamo un'altra immagine. Questa è molto bella. Ecco, questo che cos'è? Questa è una cosa interessantissima. Questo è un vagone letto, un carro letto. Perché era adibito per i viaggi lunghi, i viaggi notturni. Dentro dalle cuccette, nel grafico si vede abbastanza bene che ci stanno 4 cuccette. Oh, notate che anche in questo le ruote sono tutte uguali. Tutte uguali. Molto ravvicinate. Questo significa una cosa. Le ruote non sono sterzanti. L'avantreno non gira. Quindi è rigido il carro. È rigido. Le ruote, essendo tutte uguali ed essendo molto vicine, non hanno l'avantreno che può girare. Perché quando l'avantreno gira, c'ha le ruote più piccole. Se voi vedete le carrozzelle dei paesi che ancora usano, per esempio a Roma, le ruote anteriori sono più piccole delle ruote posteriori. Se voi vedete un film western con quelle carovane di carri, giustamente perché devono girare sotto il cassone. Questo consente di fare dei carri più lunghi. I carri romani sono corti, tanto è vero che questo carro è lungo, grosso modo, la lunghezza di una cuccetta, cioè 2 metri, 2,20 metri. E come girava, ingegnere, un carro? Girava perché i cavalli lo trascinavano. Essendo poca la distanza tra le ruote, riusciva a seguire. Ad assecondare ovviamente, quando si costruivano le strade, si dovevano fare con curve molto ampie. Nelle città, per esempio, un carro del genere non poteva circolare, perché non avrebbe mai potuto girare. Non poteva circolare nel senso che poteva entrare da una porta, tirare dritto e uscire dall'altra, ma non è che poteva fare strada a strada. Ora, questo carro ha un'altra singolarità che si vede bene nel disegno, si vede bene pure nel basso rilievo, ma nel disegno si vede meglio. Considerando che le strade romane dopo un po' di tempo non erano proprio delle tavole di biliardo, questo carro ha delle cinghie che mantengono il cassone. Quindi il cassone che porta le cuccette, non poggia sulle ruote direttamente, ma poggia su 4 cinghie di cuoio che fanno da ammortizzatore. Le cinghie di cuoio a loro volta poggiano sopra dei supporti di bronzo che sono a forma di statua, dove stanno le braccia e passano le cinghie. Quindi questo è il primo caso di carro dotato di sospensioni elastiche. Diversamente sarebbe stata impraticabile. Era preferibile andare a piedi, come dice Orazio. In Bamako. Sì. Era. Va ecco, bene. Avanti. Questo è un carro diligenza. Vedete, il carro diligenza ha un interno abbastanza curato, con tendine, probabilmente con divanetti, come i nostri carri ferroviari di prima classe. E in più c'ha sull'imperiale dei posti che erano senza dubbio riservati alla servitù. Questo tipo di trasporto con classi sociali differenziate a noi sembra lontanissimo, ma su internet ci stanno una quantità enorme di filmati in cui si vedono delle corriere con tutta gente sopra, sul tetto. Che costituiscono quelli che non hanno probabilmente mezzi per poter stare dentro, che stanno sopra. Osservando questa immagine, il bassorilievo, si nota ancora una volta l'uguaglianza delle 4 ruote. Quindi sì, anche in questo, anche caso, in questo abbiamo un assetto rigido. Quando inizia a cambiare o quando si modifica? Guardate, io penso che l'inizio del cambiamento avvenga non nell'alto medioevo, ma sul finire del medioevo. Quindi, perché poi richiede una cosa, richiede un perno di rotazione molto robusto, se no il carro con le ruote sterzanti praticamente ha una capacità di carico minore e le ruote più piccole, dovendo andare sotto al cassone, creano un'ulteriore debolezza lassù. Quindi io ritengo che compaia praticamente sul finire del Medioevo.
Quindi anche bisognerà attendere diversi secoli. Ce ne vorrà ancora. Anche perché dal punto di vista romano questi carri andavano bene. Erano funzionali. Erano funzionali. Il fatto che le ruote non stessassero significa poco. Se voi vedete molte locomotive a vapore, se andate a Pietrarsa, non hanno le ruote sterzanti e nemmeno i carrelli davanti, hanno le ruote fino rigide. A tre, tutte quante allineate, nessuna delle quali è sterzante. È la curvatura del binario che induce al movimento, che induce al cambiamento. Chiarissimo. Avanti. Nel frattempo dalla regia c'è qualche indicazione, qualche nostro telespettatore. Molto utile ed interessante. Ringraziamo l'amico Ferdinando D'Amato. Grazie. Questo carro è un carro pesante. Tant'è un carro botte. Sì, è un carro botte. Tant'è vero, non è trainato da cavalli, ma è trainato da buoi. Segno che non interessava la velocità, ma il trasporto. Il trasporto, la potenza di tiro. Quello che è senz'altro interessante è che le botti sono due, il che mi ha fatto pensare che si riferisse a trasporti di vini bianco e rosso. E questo carro è un tipico carro botte romano, e come questi ce ne sono tantissimi. Voi pensate, in una città come Roma, che a un certo punto arriva a 1 milione di abitanti, se si fossero voluti bere un bicchiere di vino a testa 1 milione di bicchieri di vino, quanti carri botte dovevano portare di vino? Ecco, quella era la capienza media di un carro. Una botte così di quella dovrebbe contenere tra i 400 e i 500 litri, di più e non di meno. Di conseguenza, su quel carro ci sta più di una tonnellata di liquido. E la tonnellata, un risultato importante, cioè un trasporto importante, cospicuo. Per l'epoca, sì, riferimento sempre al parametro dell'epoca. Perché i nostri trasporti sono ovviamente un po' più elevati. Insieme a Dio fossimo a quelli. Qualche passo in avanti in più l'abbiamo fatto. Però quello che è interessante è vedere la capacità di creare dei mezzi di trasporto adatti alle diverse circostanze. Abbiamo esaminato un carro, diciamo, da svago, una carrozza. Abbiamo esaminato una carrozza a letto da notte. Abbiamo esaminato un carro diligenza. Se avete visto, il carro diligenza c'ha persino le tendine ai finestrini. Come le auto di rappresentanza che si usa. Anzi, anche se oggi non si usa più la tendina. No, oggi ci stanno i vetri fumetti oscurati. E poi ci stanno questi carri botte che lo scultore ha avuto pure la capacità di raffigurare il cane sopra le botti. I cani, ecco lì. Sì, lo vedete. In genere i cani dei trasportatori con carri si mettevano, quando il carro camminava, sotto il carro camminavano, perché stavano all'ombra. Quindi sono animali abbastanza intelligenti da utilizzare l'ombra. Questo è ancora più intelligente, si fa portare dal carro. Evidentemente sarà notte, ingegnere, e quindi non c'è sole. Purtroppo questo dato non lo, non lo possiamo dedurre. Avanti regia, grazie. E adesso passiamo a un aspetto strettamente legato alle strade. L'anello debole delle strade è dato dai ponti. Non è un caso che una delle massime magistrature romane, il pontefice, che significa? Conservata ancora oggi poi nel nostro organigramma cooptato nel nostro organigramma, perché il pontefice letteralmente significava il costruttore dei ponti. Quindi era una figura tecnica che, data poi la rilevanza dei ponti, perché se un ponte veniva meno la strada te la facevi fritta. Insomma, su una strada lunga 1000 chilometri con 500 ponti, uno che crollava la strada non aveva più compromesso l'intera la viabilità sull'intera strada. E allora questa figura inizialmente è semplicemente un tecnico, potremmo attualizzare dicendo che è un ingegnere. Tant'è vero, c'era la specializzazione strade e ponti, quindi non è una cosa tanto. Ingegnere.
Sì, in italiano si dice con la in davanti. In altre lingue si dice genio semplicemente o ingegnere. Ma genius. Dal punto di vista militare c'è soltanto genio. Infatti il genio civile e il genio militare. Ma il genio è logicamente una variazione di ingegno, ingegnere. Che sì, però ingegnere mi pare che l'abbiamo già detto. Che può avere la radice greca da gyumne, donna, ma potrebbe anche ricollegarsi al verbo io la darei dal sanscrito, non dal greco, gne, che è la donna che partorisce. E quindi anche il latino conserva, perché ma ingegnere... il latino lo conserva, conserva pure in italiano, perché noi abbiamo la G dolce, se no sarebbe non genio, ma gnenio. No, ma potrebbe venire anche dal verbo latino gigno. Se sì, vuol dire generare. Generare, ma perché genealogia da noi, ginecologia, cioè tutta questa etimologia con gin, gen. Il genos greco. Il genos greco, ma anche sanscrito. Anche sanscrito, dalla radice. Torniamo un po' più indietro. E in quella radice ci sta la spiegazione della professione, cioè l'ingegnere o geniere, che dir si voglia, è la figura professionale che mette al mondo qualcosa che fino a quel momento non esiste. Che partorisce l'idea. Partorisce l'idea o la nuova tecnica o una nuova, un nuovo congegno. Volendo essere romantici sul tecnico. Beh, romantici, entro certi limiti. C'è una domanda, ringraziamo la nostra amica Teresa Esposito, ci dice, le strade costruite con le tipiche pietre romane andavano bene per qualsiasi carrozza? Ho detto prima che la distanza delle ruote era standardizzata con un'ordinanza imperiale. Quindi, a parità di carriaggi, la strada si prestava, però quelle tracce erano relative o agli attraversamenti urbani, oppure alle tratte molto ripide, dove occorreva avere una cura particolare all'avanzamento del carro, evitare che andasse perché i cavalli, che sono animali intelligenti, a differenza di tante quando vedono una salita per questo vabbè, questa la dobbiamo dire, la sensazione che non siamo seri qua. No, assolutamente. Dunque, per questo Caligola fece il cavallo cioè, il cavallo senatore fece pure bene, fece allora, pure bene. Il cavallo quando vede una salita non l'affronta come i cretini così, ma la spezza, perché spezzandola sono tratte meno ripide e fa meno fatica. Ci mette più tempo, però fa meno fatica. Ma quando dietro al cavallo ci sta un carro, se il cavallo comincia a fare a zig zag, il carro, carro va in malora. Allora, per evitare questo, nei tratti ad alta pendenza si tracciavano le rotaie, in modo che il cavallo, volente o nolente, dovesse tirare dritto. Evidentemente Caligola osservò questo per fare il cavallo senatore. Caligola arriva da due presupposti: uno, che il cavallo era intelligente, due, che i senatori erano cretini. Unendo le due osservazioni esce il cavallo, senatore, con tanto di sua residenza, conservi tu e tutto il resto. Vabbè. Bellissima questa cosa, grazie ingegnere. Dalla regia abbiamo altre foto. Allora, stavamo dicendo dei ponti. Dei ponti. I ponti è una soluzione tecnica che compare lontanissimo nella storia, perché la necessità di scavalcare un corso d'acqua, finché estate sasso si passa, quando però d'inverno c'è la piena, il discorso cambia completamente, allora si comincia innanzitutto a scegliere il punto dove il corso d'acqua è più stretto. Poi si ricorre a una cosa semplicissima, un tronco abbattuto posto su due emergenze, due pile. È una scena che abbiamo visto centinaia di volte. E qualche volta siamo pure passati sopra quei tronchi d'albero messi sopra i corsi d'acqua. Col tronco d'albero si può arrivare fino a campate di una decina di metri, però i corsi d'acqua sono un po' più grandi. Di questi ponti primitivi si rintraccia ancora qualche rifacimento di epoche posteriori, non c'è nessun tronco che dura 3-4 mila anni, quindi quelli che vediamo sono dei rifacimenti successivi. Ma l'idea, questa qui, di utilizzare delle travate in legno rimane avanti, e vediamo
quest'altro questo ponte, pietra. Questo è in pietra. Praticamente si parte dall'idea che un monolito, se invece doveva essere messo in verticale come un obelisco, viene abbattuto in orizzontale su due pile, può tranquillamente sostituire il tronco, con la differenza che il monolito non marcisce, può rimanere lì quasi... Non può essere soggetto a delle sollecitazioni esterne che col passare del tempo possano... Guardi, le dico una cosa, in quasi tutti i ponti il peso maggiore che il ponte deve mantenere è il peso proprio. Okay. E nel caso del monolito è ancora maggiore. Ancora peggio. Sì, sì, perché là sopra ci possono passare 10, 20 persone contemporaneamente. 20 persone non arrivano al peso, peso del di un monolito. Quindi il peso proprio è sempre il carico superiore che deve agguantare il ponte. Questo dei monoliti logicamente si poteva ottenere e utilizzare nelle società e nelle civiltà che avevano una certa pratica nella costruzione di monoliti. Infatti volevo chiedere, come si dispone un monolite del genere? Come si mette in opera? Come si monta? Ecco, si monta facendo delle pile posticce centrali, come si fa ancora oggi. Per esempio, abbiamo due tronchi di strade, anche di ferrovia. Interrotti. No, in costruzione. Si costruisce il ponte su uno dei due tronchi, dopodiché lo si deve portare pure sull'altro. Al centro, o addirittura in più parti, si fanno delle strutture verticali di altezza idonea, per cui questo ponte viene tirato da una parte, poggia sui rulli e via via si avvicina fino all'altro punto dove deve essere bloccato. Un sistema scorrimento. Era grosso modo quello che facevano pure questi. Quando avevano finito di far scorrere il monolito, perché ormai poggiava sulla spalla opposta, le due strutture centrali venivano eliminate e rimaneva soltanto questo monolito in posizione. Avanti. Ecco, qui ne vediamo un sistema monolitico, però a tre campate. Sembra Stonehenge. Sì, ma siamo da quelle parti, come epoca e come luogo. Tant'è vero, io ho parlato che queste costruzioni erano soprattutto peculiari delle società che trafficavano con i monoliti, tipo Stonehenge. Avanti. Anche se lì però avevano una valenza religiosa, si dice. Sì, avevano una valenza religiosa, astronomica, che questo però riguarda la storia. Oltre la storia, quella ne parliamo in altra sede. Possiamo pure vedere che è una pista per l'atterraggio degli UFO. Non c'è limite alle spiegazioni. Non c'è limite alla provvidenza, si direbbe. Teniamo la provvidenza. Lasciamo andare. Allora, grazie regia. Qui vediamo ancora un altro esemplare di ponte di tipo megalitico, più elaborato. Che periodo ha questo ponte? Ma occhio e croce siamo tra... Però c'è da dire una cosa, che a nord si registra un ritardo sull'evoluzione tecnologica. Cioè, quando questi magari ancora costruivano i ponti così, i romani già costruivano i ponti in calcestruzzo. Quindi comunque è un'età imperiale questa? Potrebbe essere di età... quando sono strutture megalitiche la datazione è estremamente incerta. Perché c'è il problema che questi hanno continuato a costruire così per millenni. Chiaro. Quindi potrebbe essere tranquillamente del 3000 avanti Cristo o del 1000 avanti Cristo. Avanti. Qui vediamo un ponte megalitico. Che è un abbozzo di ponte quasi. Sì, però sta in una zona dove il megalitismo viene adoperato, cioè siamo in Grecia. Siamo dalle parti della civiltà micenea. Vedete come questo ricorda le mura di Tirinto e di Micene. E quindi diciamo che conserva quell'aspetto perché è ottenuto con quel sistema di assemblaggio, dove ciò che rende coesa la struttura è il peso dei conci. Io utilizzo conci molto pesanti e la gravità li tiene insieme. Quindi è un sistema di incastro. È un sistema ponderato dove il peso... Pondus. Sì. Peso. Praticamente se lei prende 10 libri, li mette uno sopra là, proprio a vedere se riesce a sfilare il libro di sotto. È verissimo. L'irregolarità delle pietre costituisce un elemento di ulteriore
incastro e adesione. E anche di semplificazione costruttiva. Avanti. Qua, ecco, ingegnere, come si mantiene? Ecco, una, qua, cioè, qua se riusciamo a ingrandirlo un pochettino, vi faccio vedere. Questo ponte è un ponte che sta in Campania, sta dalle parti nostre. Che periodo ha? Secondo quello che ho potuto valutare, secondo comincia con sé. Ottima premessa, ingegnere. Secondo se anche comincia con sé. La protesi di un periodo ipotetico. Appunto. Ottimo. Questo ponte dovrebbe avere perlomeno 2500 anni. I blocchi che lo costituiscono sono blocchi alti 2 metri, spessi 1,5 metri alcuni, incastrati fra di loro. La località in cui si trova questo ponte è quella attraversata da un torrente che si chiama Titerno, il quale torrente è tanto bellino da vedersi d'estate quanto pauroso da vedersi d'inverno. Ciò nonostante, cioè è impressionante, quello è un sistema gravitazionale che tiene un... E come si è montato? Come si sono montate le parti di quel ponte? La chiave di volta, ma la chiave di volta presuppone una costruzione con delle casseforme sotto, con delle centine. Che ne costruiscono la forma, che ne danno la forma di volta in volta. A parte la forma, gli danno l'appoggio per mettere i vari pezzi. Finché non si mette la chiave, l'arco è instabile. E secondo lei come è stato realizzato? Qualcosa del genere l'abbiamo fatto pure qui, cioè costruire sotto, rudimentale quanto volete, una centina, sulla quale disporre i singoli macigni fino a mettere in masso centrale la chiave, che si chiama pure serraglia, perché è quella che serra. Quindi ecco perché la chiave di volta. La chiave di volta, praticamente è quella che chiude e tiene, mantiene stabile la costruzione. Quindi in questo caso noi siamo, come ho detto, intorno tranquillamente al 2500 a.C. Questo ponte ha subito una sequenza di terremoti devastanti, di piene del torrente ancora legge, niente. E sta lì, tranquillo. La località si chiama Cusano Mutri. Un nome... Ma, guardate, per fare indagini sul familiare. Terreno, bisogna conoscere il terreno, se no l'indagine rimane con Google Maps. Allora, abbiamo un'altra domanda, ingegnere, sempre della nostra amica Teresa. I ponti romani trovano la loro fonte in quelli etruschi, cosa li differenziava? Dunque, i ponti romani sono a loro volta di varia tipologia, adesso ci arriviamo e dopo ti risponderò pure alla domanda. Allora qualche minuto? Qualche minuto e avrà la risposta. Prossima avanti. Foto. Ecco, questo è un altro ponte in cui le pile sono costituite in opera poligonale, è più semplice, da... e le lastre in monolito, ed è un ponte a 3 campate, avanti. Questo è un ponte romano. Ora, se noi andiamo a vedere la base di questo ponte nell'immagine successiva, eccola qua. La stessa tecnica... La stessa tecnica delle strade, vedete, questa è in opera poligonale. Questo ponte, che è in calcestruzzo, ha una base poligonale, che significa che il basamento del ponte è la parte più antica del ponte. Su quel basamento probabilmente c'erano delle travate di legno, che i romani, una volta che hanno conquistato il Sannio, l'hanno sostituito con un arco in calcestruzzo. Ingegnere, tempo di costruzione di un ponte del genere? Ma in mano ai romani si correva... Anche perché non avevano limiti veri e propri col numero di lavoranti. Né di ore di lavoro. Né di ore di lavoro. Ora, questo ponte risale al periodo repubblicano. Siamo intorno al III-II secolo a.C. per il basamento. Di epoca, primo secolo a.C. per l'arcata. Però l'arcata, se torniamo indietro con l'immagine, è composta di 3 archi. Uno grande e sì, 2 piccoli. Quello centrale. Quello grande è in opera laterizia, calcestruzzo, con rivestimento di mattoni. I laterali sono di epoca medievale. Il ponte era il classico ponte a schiena d'asino. Si saliva da una parte, si scendeva dall'altra. È un ponte stabilissimo. Tant'è vero, per lì è passata pure la Seconda Guerra Mondiale. A parte i terremoti, le piene e tutto il resto, quel ponte che si trova
in un paese che si chiama Paicchio, da bello tranquillo, tranquillo, non da segni non ha mai rischiato, sì, testimone della propria saldezza e dell'altrui rovina, come diceva. Ottimo, come dice. Perfetto. Guglielmozzi, la frase è sua. Grazie, ingegnere. Prossima foto. Adesso, con la prossima, vediamo. Questo allora è un ponte in calcestruzzo, in opera cementizia. Vediamo un'altra immagine, a parte questa. Ecco, questo è un ponte in legno, questo è il classico ponte fatto costruire da Giulio Cesare sul Reno in un paio di settimane. Perché, stando alle sue parole, diceva che non era onorevole per i romani arrivare sull'altro lato del fiume con delle zattere o con delle barche. I romani non si degnano di queste cose. E costruisce questo ponte, che è lungo circa un chilometro, utilizzando una macchina speciale avanti, un battipalo. Eccolo qui, è stato ricostruito. Il battipalo serviva per inchiodare nel fondo del fiume dei grossi pali, sui quali poi si poneva il tavolato. E si ricostruiva. Sì, era la zona dove si camminava. Problemi di spending review sicuramente all'epoca non c'erano. No, ma sapevano pure quello che volevano fare, molto rapidamente. Avanti. Questo invece è un ponte moderno. No, è la ricostruzione di una sezione del ponte sul Danubio di Traiano. Vedete, in Romania ritengono che i veri eredi dei romani sono loro, cioè, tanto è vero che si chiamano Romania. E allora, ma nacquero con quella idea, sì, però, la Romania e continuano ad averla. E quindi hanno ricostruito questa sezione, una sola campata, del ponte sul Danubio. Pensate che di questo ponte i piloni centrali sono stati fatti saltare con l'esplosivo. Perché non No, davano fastidio alla navigazione, che ci andavano a sbattere vicino, per dire che ancora era presente una parte rilevante di questo ponte. Questa è una campata. Noi il disegno del ponte lo troviamo sulla colonna Traiana. Avanti. Ecco, vedete? Ecco una sezione della loro. Una campata. Una campata della questo è tutto il ponte. È tutto il ponte. Vedete, ma è sulla colonna Traiana. Ci sono le pile che sono in pietra e in muratura e le campate che sono in legno. E quindi abbiamo visto che avevamo un ponte che era in calcestruzzo, un altro che era tutto di legno, un altro che in parte in muratura, in parte in legno. Andiamo ancora avanti. Vorrei fare una domanda, ingegnere. C'era manutenzione per questi ponti? Sì, per forza. Continua. Però è una manutenzione dovuta, per esempio, ecco, questa è la ricostruzione dell'intero ponte. Ponte del Danubio. Vedete, c'ha due fortificazioni di testa, da un lato e dall'altro, per evitare che venisse impegnato pure dai barbi. La manutenzione riguarda le parti lignee, non le parti... Ovviamente, perché erano quelle soggette ad usura. Avanti. Questo è un ponte in pietra da taglio. Allora, che voglio dire, e rispondo pure all'amica che ci ha... All'amica Teresa. I romani costruiscono i ponti in tutte le modalità possibili. Li costruiscono in legno, li costruiscono in pietra, li costruiscono in calcestruzzo. Qual è la logica di queste costruzioni? La logica è quella della massima convenienza e della rapidità. Un ponte militare, chiamato anche ponte di circostanza, è un ponte che si deve costruire in pochissimo tempo. E deve, quindi, avere la maggiore fruibilità possibile. Sì, e quindi non è possibile farlo in pietra, perché richiederebbe tempi molto lunghi. Il ponte di Traiano è un ponte fatto in pietra, ma perché Traiano contemplava la conquista dell'altra parte. Destinato a restare. Sì, la conquista della Dacia, quindi doveva andare da quella parte e rimanerci. E allora il ponte doveva essere un'opera non provvisoria e non temporanea. E quindi viene fatto parte in pietra, parte in legno. Ma quando c'è il tempo e c'è una rete stradale a tutti gli effetti, il ponte romano si costruisce in pietra, che molte volte ha anche una finalità ornamentale, oppure in calcestruzzo, che è il sistema più semplice. Quindi i romani, per costruire i ponti, adottano vari sistemi. Quale che sia il sistema, tranne nel caso del legno per le opere di circostanza, il ponte è destinato a durare millenni, non secoli. Cioè, come dicemmo l'altra volta, parlare per l'ingegneria romana che costruisce i ponti di una durata di 50 anni
significava avviarsi al martirio, perché qualsiasi imperatore non te l'avrebbe fatta passare questa cosa. Io faccio un ponte per 50 anni, che significa? Quindi la logica di questi ponti era quella lì, di durare millenni, cioè praticamente sopravvivere, costi quello che costi, a qualsiasi... Direbbe Tucidide, un octema eisaiei, una conquista per l'eternità. Sì, ma loro avevano questa concezione, se non eterna, estremamente duratura, per cui le opere che costruivano dovevano, una volta fatte, mantenersi senza eccessive spese di manutenzione. La manutenzione c'era, ma non era una manutenzione. Un abbattimento di costi esagerato. Non è che finisco la strada e se ne scende un pezzo e ricominciamo. Beh, c'è qualche... Bisognerebbe potenziare l'ingegneria moderna. Ingegneria. Evitiamo. Tralasciamo. Vabbè, mo esce il decreto delle soluzioni. Il decreto semplificazione. Sì, appunto. Mi auguro che veramente possa semplificare. Dalla regia abbiamo altre immagini, sì, abbiamo questa. Questo è un ponte molto bello, che ha una corda, cioè una distanza tra le due spalle, di 35 metri. Non è il massimo, il Pantheon sta a 43, quindi non è il massimo. Si trova in Val d'Aosta. Ed è di epoca romana. È romano. È romano. Pont Saint-Martin. Pons. Tant'è vero che è romano, che nel Medioevo si erano dimenticati quando era stato fatto, e hanno attribuito la costruzione al diavolo, che voleva in cambio l'anima del primo che passava sul ponte. Allora ci fecero fare una corsa a un cane, e il diavolo, tutto arrabbiato, se ne andò scornato. Ma il ponte è un ponte romano, ha una sola arcata con un arco a tutto sesto circa. Questa è un'altra storia con i secoli, ma... Ma infatti ci tengo a racchiuderla tra due parentesi di sorrisi. Ottimo, ottimo ingegnere. Testa di ponte, se noi torniamo all'immagine del ponte del Danubio, quella ricostruzione, che ho detto ci stanno due fortificazioni, ecco qua. Sì. Sia all'inizio che alla fine ci sono due fortificazioni, sono le due testate del ponte. Queste ecco servivano qua, per evitare che si potesse impegnare il ponte senza il nulla osta romano. Quindi erano le teste che difendevano l'accesso al ponte. Che regolavano l'accesso al ponte. Praticamente lo difendevano. Lo difendevano e impedivano l'accesso. Sì, in ambito militare, quando si fa pure un'operazione di sbarco, considerando lo sbarco come una specie di ponte, la parte di presa di terra è la testa del ponte. Ingegnere, abbiamo fan anche dalla regia, perché vabbè, Ciro, io ringrazio Ciro Gaglione per il contributo e le domande. Siamo arrivati al termine della nostra ora insieme all'ingegnere Flavio Russo, storico militare dello Stato Maggiore dell'Esercito. Abbiamo trattato questa sera strade, mezzi di trasporto e ponti. Io ringrazio i nostri amici telespettatori per i contributi che ci sono stati dati. Anzi, Cino, sempre la nostra amica Teresa, ingegnere. Con il Medioevo si ritorna ai ponti in legno? Si ritorna ai ponti in legno, dove il ponte in legno, il classico tipo di ponte in legno, uno dei più belli, però non è di epoca medievale, è immediatamente successivo, è il ponte di Bassano. Col Medioevo il legno diventa il materiale della costruzione per antonomasia, però i ponti in legno hanno due caratteristiche negative, marcisce e brucia. Quindi viene usato, ma con una certa parsimonia. Dovunque ci stanno i mezzi, nel Medioevo si costruiscono i ponti in pietra. Ovviamente per una longevità maggiore. Per una longevità, per una insensibilità agli agenti atmosferici, non marcisce, non brucia. E quindi nel Medioevo non è che sono tutti ponti di legno necessariamente. E poi il ponte di legno ha una campata limitata.
Grazie ingegnere, io la ringrazio per essere stato presente in trasmissione con noi. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica La storia oltre la storia. Ringrazio Ciro Gaglione alla regia, Francesco Di Somma sempre alle riprese video. Un ringraziamento a tutti i nostri amici telespettatori per averci seguiti. Restate collegati con i programmi di TV City. Appuntamento alla prossima settimana con La storia oltre la storia. Buonasera da Salvatore Perillo. Buonasera.